Dopo la ninna nana dei sogni, Gian Maria Testa e Gallucci ci regalano 20.000 leghe in fondo al mare. Il primo fu capo di Buona Speranza, chiuso per legge e decreto speciale, che la smettessero le onde pacifiche d'imbastardire quest'altro mare. Poi fu la volta di Panama e Suez, e quindi del Bosforo e di Gibilterra. Ogni maroso pretese il rispetto della sovrana indipendenza. Niente più scambi di acqua e di pesci, niente più giri del mondo in veliero. Tutti i canali rimasero chiusi a qualunque passaggio di flutto straniero, eccetera, eccetera, eccetera. La ninna nanna dei sogni era molto poetica, questa lo è altrettanto, ha anche un messaggio nemmeno troppo velato. No, non c'è nessun velo, si chiama 20.000 leghe con la L maiuscola in fondo al mare, quindi è evidentemente non un remake del noto, notissimo libro di Jules Verne, ma una sorta di auspicio. Ho cercato di raccontare a mio figlio che cosa succede con questa idea che dividendoci riusciamo a proteggere quel poco che abbiamo. Io rimango persuaso che invece una salvezza possibile stia nella salvezza collettiva, e quindi nel rinunciare ognuno a qualche cosa, ma nello stare insieme e non nel dividersi. Nel primo libro i disegni erano di Altan e qui sono di Marco Lorenzetti. Come funziona questo connubio? Ti piace? Ma sì, io sono spettatore, perché sono molto contento che Gallucci abbia deciso di pubblicare questi due libri. Altan mi ha stupito, perché ho un grande rispetto per Altan, ci siamo sentiti per telefono e lui è un uomo di poche parole e mi ha detto: guarda, spero di non rovinarti la ninna nanna. Ho detto: guarda, dubito che ci riuscirai, e in effetti ha fatto come sempre una cosa molto sognante. Deve avere Altan dentro di sé una quota di bambino molto grande. E Marco, ci siamo incontrati alla Holden con Marco Lorenzetti. E anche lui diceva: non sarà facilissimo, perché la canzone racconta già di suo, e ha fatto delle tavole secondo me intelligenti, che non intendono essere, diciamo, assolutamente filologicamente perfette rispetto alla canzone. Ha disegnato quello che lui si è immaginato e secondo me va bene. Hai un'altra canzone in testa che potrebbe essere dedicata ai bambini ma anche agli adulti? Sì, perché ne ho scritte diverse in realtà. Perché sono abbastanza fedele a una cosa che qualcuno ha detto, non mi ricordo chi, qualcuno ha detto che sarebbe bene che gli adulti prendessero la vita così seriamente come i bambini quando giocano, e sono d'accordissimo con questa cosa. Ci lasciamo con un pezzetto della ninna nanna dei sogni. Volentieri. Per te che adesso non vuoi dormire, ti voglio dire una cosa che so. Dormono gli occhi di tutti nel mondo, dormono almeno un po'. Dormono i galli fino al mattino, dorme il tacchino che non sa cantar, dorme la pulce e dorme il pinguino sulla banchisa polar. E se tu dormi, potrai vedere la meraviglia che ancora non sai, la vede soltanto chi dorme davvero, soltanto i sogni non dormono mai. Grazie Gian Maria Testa. Grazie a voi. Ciao.